Area 51 Spiritualità Podcast, il podcast di Area 51 Publishing che ti fa scoprire la grandezza della spiritualità universale presente in ogni luogo, in ogni tempo, in ogni uomo e in ogni donna. Ciao, sono Simone Bedetti, l'editore di Area 51 Publishing e ho il piacere di farti un regalo speciale. Solo per te che stai ascoltando questo podcast, pubblicato dalla nostra casa editrice. Il regalo è il programma audio inedito e integrale di crescita personale Prometti a te stesso. Per te è completamente gratuito. Ecco come fare. Vai su http://bit.ly/prometti. Ripeto, http://bit.ly/prometti. Aggiungi il prodotto al carrello e inserisci nell'apposito spazio per i buoni sconto il seguente codice: podcast. Ripeto, nell'apposito spazio per i buoni sconto inserisci il codice podcast. Così scaricherai l'intero programma audio completamente gratis. Sono certo che l'ascolto di questo meraviglioso programma audio ti accompagnerà e ti guiderà nella tua migliore crescita personale. Radio Area 51 Publishing, la prima radio interamente dedicata alla tua crescita personale. Scopri tutte le novità di crescita personale firmate Area 51 Publishing. Vai su www.area51editore.com. Area 51 Spiritual Night. Sermone. Ora so veramente che Dio ha mandato il suo angelo. Negli Atti degli Apostoli, capitolo 12, leggiamo che quando Pietro fu liberato, grazie al potere dell'Altissimo, dalle catene della prigionia, disse: «Ora so veramente che Dio ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei giudei». Invertiamo le parole di Pietro e possiamo dire: poiché Dio mi ha mandato il suo angelo, allora io posso veramente conoscere. Il nome Pietro in ebraico significa infatti conoscenza. Come ho detto spesso, sono l'intelletto e la conoscenza che uniscono l'anima a Dio. L'intelletto penetra nel puro essere e la conoscenza lo precede, lo anticipa, gli apre la strada affinché il Figlio unico di Dio possa essere generato. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio, dice nostro Signore nel Vangelo di San Matteo. I maestri dicono che la conoscenza dipende dal simile. Solo ciò che è simile si può conoscere. Il simile può essere conosciuto soltanto da ciò che gli è simile. I maestri dicono che l'anima è composta da tutte le cose, perché ha la possibilità di conoscere tutte le cose. E dicono che per poter conoscere qualcosa, questo qualcosa deve essere simile alla mia conoscenza. Io posso poter conoscere qualcosa solo se questo qualcosa, in qualche aspetto, è già presente in me. Nel Padre è la potenza, nel Figlio l'uguaglianza, nello Spirito Santo l'unione. Così dicono i santi. Il Figlio può conoscere il Padre poiché il Padre è assolutamente presente in Lui e il Figlio è assolutamente identico al Padre. Per questo nessuno conosce il Padre se non il Figlio. San Pietro dice: «Ora conosco veramente». Ma da dove proviene questa vera conoscenza?
dal fatto che è una luce divina che non inganna nessuno. Inoltre, proviene dal fatto che ora si conosce in modo perfettamente puro e perfettamente semplice, senza alcun velo che ostacoli la conoscenza. San Paolo, nella prima lettera a Timoteo, dice che Dio abita in una luce inaccessibile, e nella prima lettera ai Corinzi dice che la conoscenza che apprendiamo qui passerà. Altri dicono invece che resterà. E Aristotele dice che comunque sia, anche in questa vita, anche qui, la pura conoscenza ci dà così immensa gioia che la gioia di tutte le cose create è come un nulla in rapporto alla gioia che scaturisce dalla pura conoscenza. Per quanto nobile essa sia, però, non di meno è contingente. E come piccola è una sola parola rispetto a tutte le parole del mondo, così è la conoscenza che possiamo apprendere in questa vita, qui, in rapporto alla pura e semplice verità che là possiamo conoscere. Per questo Paolo dice che questa conoscenza passerà, e anche se permanesse sarebbe comunque un nulla in rapporto alla pura verità che là si conosce. C'è un'altra ragione per cui là si conosce veramente. Perché le cose che qui appaiono succubi del mutamento, là si conoscono come immutabili, e là si comprendono nella loro pienezza e unità. Infatti tutto ciò che qui è lontano, là è vicino, poiché là sono presenti tutte le cose, simultaneamente. Là, ora e sempre, è presente ciò che accadde il primo giorno e ciò che accadrà l'ultimo. Ora so veramente che Dio ha mandato il suo angelo. Ecco, è solo quando Dio manda il suo angelo all'anima che l'anima davvero inizia a conoscere. Per questo Gesù dice a Pietro: «A te darò le chiavi del regno dei cieli», perché il significato ebraico del nome Pietro è conoscenza, ed è grazie alla pienezza che ottiene dal contatto con Dio che la conoscenza diventa la chiave per aprire le porte e trovare Dio nella pura e semplice verità, senza veli. La conoscenza precede l'intelletto, cerca il dominio della parte più elevata e più pura, e poi trasmette ciò che ha trovato all'anima. E l'anima la trasmette alla mente profonda, e la mente profonda la trasmette ai sensi corporei. L'anima infatti ha questo nome perché anima i corpi. I maestri dicono che dopo il primo movimento del divino, dove il figlio esce dal padre, per primo a venire formato simile a Dio è l'angelo. L'angelo è un'immagine simile a Dio, poiché tutto nella sua immagine è formato secondo l'immagine di Dio. Grazie a questa immagine, perciò, l'anima può riconoscere la strada che la guidi alla conoscenza pura e semplice di Dio. L'angelo viene perciò mandato all'anima per poterla ricondurre a quella stessa immagine di cui l'anima stessa è formata, poiché, come dicevamo, la conoscenza può solo provenire dalla similitudine. Quell'immagine perciò è già presente nell'anima, ma l'anima può riconoscerla e conoscerla perché viene guidata dall'immagine dell'angelo. L'immagine dell'angelo permette a Pietro, qui, di poter conoscere veramente. L'anima ha la possibilità di conoscere tutte le cose, e quando riconosce l'immagine della conoscenza più pura e semplice, la conoscenza di Dio, ecco che allora, qui, può aprire i cancelli ed entrare nella conoscenza di Dio, dove tutte le cose sono uno. E là, in Dio, trova pace. I maestri dicono che tra essere e conoscere non vi è differenza e che essere e conoscere sono una cosa sola. Non si può, infatti, conoscere ciò che non è conoscibile. E più si conosce, più la propria vita si informa di quella conoscenza, più perciò si diventa ciò che si conosce. Esistenza e conoscenza sono inscindibili. Dio ha un essere che supera, trascende e domina ogni essere, ed è una conoscenza che supera, trascende e domina
ogni conoscenza. L'anima che gode di Dio nella sua suprema purezza, nella impressione della sua pura essenza, prima che Dio assuma forma di verità e di conoscibilità, l'anima che gode di Dio là, dove non vi è ancora alcun nome, è l'anima che conosce nel modo più puro e che riceve l'essere nella piena uguaglianza. Ecco perché San Paolo dice che Dio abita in una luce inaccessibile. È un abitare nella purezza della propria essenza, dove non vi è nulla di esteriorizzato, né vi è alcun movimento. Tutto ciò che è contingente non può essere in Dio. Dio è puro dimorare in se stesso, dove non vi è né questo né quello, poiché ciò che è in Dio è Dio. Alberto Magno dice che tutte le potenze che volteggiano al di sotto di Dio hanno un legame con Dio, e benché abbiano un proprio essere, una propria individualità, tuttavia mantengono un legame con colui che non ha né inizio né fine, poiché nulla che sia estraneo a Dio può penetrare in Dio. Quello che accade è dunque questo: tutto quello che giunge a Dio viene trasformato. Per quanto piccolo sia, quando lo guidiamo a Dio, esso trascende se stesso. Ecco un paragone. Se io possiedo la saggezza, io non sono la saggezza. Posso acquisirla, mantenerla o perderla. Invece, tutto ciò che è in Dio è Dio e non può trascenderlo, né può sfuggirgli. Ascoltate, dunque, questa cosa meravigliosa. Se Dio trasforma in se stesso anche le cose di più piccolo valore, come dunque credete che trasformi l'anima, che ha reso nobile con la propria immagine? Che Dio ci aiuti a unirci in Lui. Amen. Area 51 Spiritual Night.